Un'azienda ha donato delle tute protettive all'ospedale di Atri. È la Crisante 1963 di Roseto degli Abruzzi che tratta materiali per l'edilizia. Un gesto minimo quello che ho fatto. Ho ricevuto la chiamata di un amico chirurgo in forza all'ospedale di Atri, uno dei tanti operatori sanitari da giorni impegnati in una lotta estenuante, il quale mi ha chiesto esplicitamente se avessi delle tute protettive monouso in azienda, visto che le loro scorte stanno terminando. Ovviamente quelle che avevo le ho donate, mi è sembrato scontato in questo momento. L'azienda ha donato un centinaio di tute monouso protettive in polipropilene, utilizzate nell'edilizia ma utili anche per salvaguardarsi dal coronavirus. La donazione è giunta senza esitazioni, benché molti cantieri siano costretti a chiudere proprio perché mancano i dispositivi di protezione individuale. È però una questione di priorità. La scelta è stata quella di privilegiare in primis il personale sanitario, ovvero la fetta di popolazione più esposta al rischio contagio. Ne approfitto per fare un appello: chiunque abbia a disposizione tute monouso o mascherine chirurgiche, perché è un altro dispositivo di cui gli ospedali hanno urgente necessità, non esitino a contattare gli ospedali della zona. Le donazioni e le iniziative per racimolare soldi sono tantissime in Abruzzo e nel resto d'Italia. Non può però che generare quantomeno un prurito il fatto che bisogna contare sulla beneficenza di alcuni privati, sintomo questo di un fallimento del sistema nazione. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, negli ultimi 10 anni i governi che si sono succeduti hanno tagliato ben 37 miliardi alla sanità pubblica, riducendo il personale sanitario di oltre 46.000 unità. Non è il momento di fare polemiche, credo, questo. Quindi oggi quello che deve fare il cittadino è accorciarsi le maniche e fare tutto il possibile. Chi è costretto o chi ha il dovere di andare a lavorare vada a lavorare, gli altri restino a casa. I tempi dei bilanci, secondo me, lo dovremmo fare una volta usciti da questo momento di crisi.